Buongiorno a tutti, grazie all'amministrazione comunale di Magione per aver organizzato questa iniziativa e in particolare grazie all'assessore Vani Ruggeri per aver coinvolto me e l'istituto che qui rappresento. Allora, il 1946. Il 1946 è il cosiddetto anno del triplice voto. Perché? Perché si vota per le elezioni amministrative, per scegliere i deputati che scriveranno la Costituzione e soprattutto per il referendum istituzionale. Bene, quindi esattamente 74 anni fa, il 2 giugno quindi del 1946, gli italiani attraverso un referendum devono scegliere la forma di governo tra monarchia e repubblica e devono inoltre eleggere i membri dell'Assemblea Costituente che scriverà la nuova architettura dello Stato italiano. Il voto del 2 giugno naturalmente rappresenta un'importanza vitale per il prosieguo della nostra storia repubblicana, soprattutto perché segnala la ripresa della democrazia dopo il ventennio fascista e soprattutto perché è la prima volta per le elezioni nazionali che si voterà a suffragio universale maschile e femminile. Qui però è bene aprire un attimo una piccola parentesi perché diciamo che molti quotidiani, anche durante le celebrazioni del 70° anniversario della nascita della Repubblica, ma anche stamattina alcuni quotidiani continuano, diciamo, a titolare il 2 giugno il giorno che le donne si presero la storia. Ma in realtà noi sappiamo che le donne esercitarono tale diritto e quindi poterono votare, poterono candidarsi e poterono essere anche elette già dalle elezioni amministrative che iniziarono a partire dal 10 marzo dello stesso anno, del 1946. A tal proposito voglio proprio segnalare un fatto, che una delle polemiche del dibattito politico dell'estate del 45 è proprio la questione della precedenza o meno delle elezioni amministrative. Diciamo che l'ADC e il mondo delle destre ne sostengono la priorità, al contrario invece delle forze, diciamo, di sinistra che invece preferirebbero lo svolgimento delle elezioni politiche anche, diciamo, soprattutto per trarre profitto dalla mobilitazione, dalla volontà, diciamo, di rinnovamento espresse dai valori della resistenza e della liberazione. Ad ogni modo, il 2 giugno. 2 giugno, quali sono i risultati? Cerchiamo un attimo di analizzare quello che è l'aspetto, diciamo, nazionale, regionale e naturalmente comunale. Allora, vince la Repubblica, sappiamo, con il 54% dei voti, contro il 45% a favore della monarchia. Nella circoscrizione elettorale di cui l'Umbria faceva parte, comprendente le province di Perugia, Terni e Rieti, il risultato è a favore della Repubblica nella misura del 66,7% contro il 33,3% a favore della monarchia. Ma è importante sottolineare un aspetto, che è però, diciamo, il risultato sarebbe stato ancora più alto, quindi in favore della Repubblica, considerando che la provincia di Rieti vince la monarchia con il 57%, per cui se noi escludiamo la provincia di Rieti e quindi consideriamo il risultato dell'Umbria attuale con le province quindi di Perugia e Terni, la forma repubblicana raggiunge il 72%. E lo stesso accade per le elezioni dell'Assemblea Costituente. Infatti, se il partito di maggioranza relativa a livello quindi nazionale alla Democrazia Cristiana, seguita dal Partito Socialista di Unità Proletaria con il 20% e dal PC con il 19%, la circoscrizione Umbria, quindi ripeto, Perugia, Terni, Rieti, vincerà la Democrazia Cristiana però con uno scarto minore rispetto al dato nazionale. L'ADC infatti risulta essere primo partito con il 28,5%, mentre invece il PC, che è secondo partito, si attesta al 25,5%. Ma il merito, diciamo, della Democrazia Cristiana va senz'altro alla provincia di Rieti, al risultato ottenuto nella provincia rietina, perché pensate che solo nella provincia di Rieti la Democrazia Cristiana ottiene il 42% dei voti. Per cui allo stesso modo, se scorporiamo la provincia di Rieti e consideriamo solo l'Umbria con le province attuali, Perugia e Terni, abbiamo un risultato che vede primo partito il Partito Comunista con il 28% rispetto alla DC con il 25,6%.
E ad alzare la media, diciamo, per il Partito Comunista è senz'altro la provincia ternana e il capoluogo ternano, proprio la città di Terni, dove il PC si attesta intorno al 30%. Vediamo ora, diciamo, i risultati del Comune di Maggiore. Comune di Maggiore che riflette un po' quello che è il dato, diciamo, umbro, comprendente quindi più che altro l'aspetto, diciamo, le province di Perugia e di Terni. Allora, al referendum istituzionale Maggione voterà in favore della Repubblica, voteranno i cittadini in favore della Repubblica, saranno il 70%, mentre invece la monarchia si attesta intorno al 30%. E all'Assemblea Costituente invece il dato è diverso rispetto sia al dato nazionale che al dato regionale, perché risulterà essere primo partito, tra l'altro anche con una maggioranza piuttosto importante, va al Partito Socialista di Unità Proletaria. Infatti il PSIUP otterrà il 38% dei voti, seguita dal PC e dalla DC praticamente con gli stessi voti. Infatti il PC risulterà essere il secondo partito con 1389 voti, mentre la DC otterrà 1373 voti, praticamente una quindicina di voti di distanza. Abbiamo detto però che il comune di Maggione, anzi inizialmente che il 46 è l'anno appunto del triplice voto, ossia costituente, referendum, ma soprattutto elezioni amministrative. Elezioni amministrative che dicevo all'inizio inizieranno appunto dal 10 marzo del 46 e il comune di Maggione infatti, come tra l'altro la stragrande maggioranza dei comuni umbri e dei comuni italiani, voterà proprio nelle elezioni di marzo. Grazie alla ricostituzione delle amministrazioni comunali avvenute a seguito del decreto legislativo numero 1 del 7 gennaio del 1946, che conclude, diciamo, la cosiddetta fase transitoria, almeno per quel che riguardava le amministrazioni comunali, che era appunto stata avviata nell'aprile del 1944 con il Regio Decreto 111, il quale stabiliva, e cito testualmente: in attesa di poter indire le elezioni amministrative, il sindaco e gli assessori sono nominati dal prefetto. Per cui noi abbiamo, diciamo, una situazione a cavallo tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la liberazione di preparazione, di ricostituzione delle amministrazioni comunali e la prefettura avevano il compito quindi di nominare il sindaco e gli assessori che potessero quindi traghettare, diciamo, la fase appunto transitoria prima delle libere elezioni. Libere elezioni che appunto iniziano. Sono divise, diciamo, in due tornate nel 1946. La tornata primaverile partirà dal 10 marzo al 7 aprile del 1946 e vede protagonisti l'elezione di 5.722 comuni in tutta Italia, seguita dalla tornata autunnale che partirà il 6 ottobre e si concluderà il 24 novembre, in cui vanno al voto 1.383 comuni. Degli 88 comuni umbri, 60 voteranno nella tornata elettorale di primavera e 20 invece in quella autunnale. Maggione, appunto, Maggione voterà nella penultima domenica della tornata primaverile, il 31 marzo del 1946, quindi ecco, 3 mesi prima, insomma, circa 3 mesi prima rispetto alle elezioni dell'Assemblea Costituente e del referendum. E tralasciando il sistema elettorale per le amministrative, che era piuttosto complicato, ma ad ogni modo gli abitanti di Maggione voteranno per l'elezione di 30 consiglieri comunali con il sistema maggioritario, che sicuramente garantiva una maggioranza certa, anche perché proprio grazie a questa legge elettorale la maggioranza era composta da 24 consiglieri e l'opposizione da 6 consiglieri, quindi non c'erano problemi di sorta, diciamo. E si presentano due liste, la lista socialcomunista, composta dal Partito Socialista d'Unità Proletaria e dal Partito Comunista, e l'Unione Democratica, formata da indipendenti e da democristiani. Il totale dei candidati sarà di 48, 24 ciascuno. E chi vince? Vince la lista socialcomunista ed esprimerà in Consiglio Comunale 12 consiglieri socialisti, 12 comunisti e 6 consiglieri di opposizione appartenenti appunto alla lista di indipendenti e di democristiani. Il primo sindaco eletto dal Consiglio Comunale, che ricordo fino alla riforma avvenuta nel 93, il sindaco era eletto dal Consiglio Comunale, è Trento Bartoccioni, di cui tra poco ci illustrerà la sua vicenda il bibliotecario Francesco Girolmoni.
Un aspetto che ho trovato interessante, diciamo, nella lettura delle carte del comune di Magione è quello riguardante il dato delle professioni. Dato delle professioni che non sempre è completo per tutti i comuni dell'Umbria, ma che in questo caso lo è, perché ci dà, diciamo, uno spaccato preciso di quella che era poi la classe dirigente, la prima classe dirigente eletta dopo la guerra. Ed infatti il Consiglio Comunale è praticamente diviso in maggioranza e opposizione, che rispecchia al massimo quella che poi fu la scelta sostanzialmente tra forze di sinistra e forze centriste. Allora, la giunta era composta da il sindaco socialista e da un assessore effettivo socialista, mentre invece i comunisti risultavano avere tre assessorati effettivi più uno supplente. Mentre invece appunto il dato sulle professioni, come dicevo prima, è abbastanza eloquente, perché i 24 consiglieri appartenenti alla lista social comunista sono tutti appartenenti a quella che possiamo dire, diciamo, la classe operaia e contadina, mentre invece i 6 consiglieri di opposizione sono tutti appartenenti alla classe, diciamo, medio borghese, cioè appartenenti comunque agrari, possidenti o industriali. Detto ciò, un dato riguardante i votanti. Allora, per il comune di Magione voteranno alle elezioni amministrative l'86,9%, quindi parliamo di 5.900 elettori su 6.820 di diritto. Mentre invece per i votanti per la Costituente addirittura aumentano. Il comune di Magione infatti voteranno il 93,16%, che è praticamente un più 4% rispetto alla media nazionale, che si ferma intorno all'89%. Ho trovato inoltre interessante, diciamo, analizzare quello che è il dato del comune rispetto anche ai comuni che attualmente fanno parte della cosiddetta Unione dei Comuni del Trasimeno, quindi tutta, diciamo, la zona limitrofa, la zona del Lago Trasimeno. Allora, per quanto riguarda appunto il dato delle amministrative, è sostanzialmente simile al dato del comune di Magione, perché in tutta la zona vince il cosiddetto gruppo social comunista. Anche il dato riguardante i votanti è praticamente lo stesso, con punte che addirittura arrivano vicino al 90%, ed è il caso per esempio dei comuni di Castione del Lago e di Paciano, 88,5%, e con punte minime per quanto riguarda il comune di Passignano sul Trasimeno, il 79,3%. Per quanto riguarda invece l'elezione all'Assemblea Costituente, come detto, risulterà essere primo partito per il comune di Magione il PSIUP, il Partito Socialista d'Unità Proletaria, così come a Passignano, mentre invece negli altri comuni della zona vincerà il Partito Comunista. Molto interessante invece il dato riferito alle donne. In tutta la zona del Trasimeno consideriamo che verranno candidati 279 candidati consiglieri, e le donne furono soltanto 4, quindi l'1,4%, e vennero candidati solo nel comune di Tuoro, una candidata, Passignano, una candidata, e Città della Pieve, due candidate, e soltanto una tra le quattro risultò essere eletta, per cui avremmo una composizione, diciamo, sostanzialmente maschile al 100%, perché tra i 175 consiglieri eletti appunto di tutta la zona avremo soltanto una donna. Ma questo è un po' il dato sostanzialmente che riflette sia l'andamento regionale che l'andamento nazionale, anche perché, e qui vorrei fare una piccolissima riflessione su quello che è il voto alle donne, perché sostanzialmente le donne, cioè, non vengono elette perché non vengono candidate. E anche quando lo sono, non votano per loro. Consideriamo che i votanti per l'Assemblea Costituente, divisi tra maschi e femmine, il dato nazionale, sono praticamente gli stessi. Voteranno l'89,2% degli uomini e l'89,0% delle donne. Praticamente abbiamo la stessa identica percentuale.
Quindi, anche per quanto riguarda proprio l'elezione dell'Assemblea Costituente, sappiamo che furono solo 21 le costituenti su 556 deputati, ma in generale abbiamo un numero di candidate comunque molto basse, 226, ed elette semplicemente soltanto da quattro partiti, soprattutto diciamo, i tre, se si escludono i tre partiti diciamo, più forti, cioè DC, socialisti e comunisti, soltanto una donna farà parte della Costituente, diciamo, diversa rispetto appunto ai tre partiti più importanti, e sarà Ottavia Buscemi, siciliana, eletta per il fronte dell'uomo qualunque. Mi avvio alla conclusione su un dato, sempre rimanendo sul tema sul voto alle donne, per capire un attimo quello che era invece la partecipazione, o meglio, le candidature riferite proprio alla nostra regione, all'Umbria. Allora, su un totale di 3.991 candidate, le donne saranno solo 97 e saranno elette soltanto 33 in 15 comuni della provincia di Perugia e in 5 comuni della provincia di Terni. Di queste 33 donne, solo una viene eletta sindaca, che è la dottoressa Elsa Damiani Prampolini, tra l'altro una tra le 11 donne elette in tutta Italia nel 1946, quindi abbiamo, diciamo, possiamo vantare almeno una delle donne sindache nella nostra regione, eletta nel 1946, e soltanto due entreranno in giunta come assessori però supplenti, ed è il caso di Wanda Luciani, che entrerà nella giunta per il Partito Comunista nel comune di Montefalco, e Fernanda Maretici, assessore supplente per il Partito Comunista al comune di Perugia.